tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. L'omeopata che aveva in cura il bimbo morto per un'otite fa scena muta di fronte all'ordine dei medici. Ancora da stabilire la data dei funerali di Rodolfo Cangiotti, l'operaio della Profiglas morto schiacciato da alcuni bancali. Nel quartiere di Fano 2 è finita l'attesa, il comune ha iniziato i lavori di asfaltatura delle strade. Finali nazionali di pallavolo Under 18, sono iniziate oggi le gare di qualificazione. Don Achille, il prete dei poveri, ancora tanto amato dai fanesi, al via una serie di iniziative per ricordare la sua figura. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Dunque, come avete sentito, il dottor Massimiliano Mecozzi si è presentato nella sede dell'Ordine Provinciale dei Medici di Pesaro Urbino questa mattina poco dopo le 9, accompagnato dall'avvocato fabrianese Vincenzo Carella. Il medico omeopata che è indagato per omicidio colposo si è confrontato con il presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici, Paolo Battistini. Il dottor Paolo Battistini che è in collegamento con il nostro telegiornale. Buonasera, presidente. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Allora, innanzitutto com'è andata questa audizione, se posso chiederglielo, e soprattutto se Mecozzi ha parlato e che cosa ha detto? Sì, ho sentito Mecozzi, come avete giustamente riferito, era in compagnia del suo legale di fiducia e gli ho contestato i vari addebiti dopo aver preparato delle domande a cui lui ha preferito non rispondere e diciamo che ha giustificato la cosa dicendo che c'è un'indagine della procura per cui magari eventuali comunicazioni al presidente dell'ordine magari potevano ritorcersi contro la sua situazione. Ecco, presidente, ma lui ha parlato oppure ha fatto scena muta? No, allora, lui diciamo che non ha risposto alle mie domande, a parte la prima che gli ho chiesto se aveva visitato il bambino, mi ha detto di sì, però le altre che erano domande che entravano più nei particolari ha preferito non rispondere. Diciamo che mi ha chiesto di rinviare l'audizione dopo una ventina di giorni. Io non gli ho potuto concedere questa opportunità perché non è prevista dalla tipologia del procedimento in corso e quindi però abbiamo convenuto che mi manderà entro 5 giorni una memoria difensiva e io aspetterò questa memoria difensiva per poi convocare la commissione medica che è deputata ai provvedimenti disciplinari e quindi diciamo ecco che sarà l'autorità che deciderà se aprire o meno un procedimento disciplinare. Ecco, questo indipendentemente dal percorso che sta facendo la magistratura, presidente, ma le volevo chiederle che cosa rischia il dottor Mecozzi in caso di procedimento. Intanto voi dovrete chiaramente valutare la condotta deontologica, immagino, no? Se lui quello che ha fatto lo ha fatto come doveva essere fatto oppure no. Che cosa rischia? La radiazione oppure la sospensione? Sì, allora, dunque, noi adesso io non posso essere così preciso in questo senso, cioè che ancora non ho riunito la commissione di disciplina, quindi ancora non si parla di provvedimenti disciplinari. Certo è che la commissione aprirà il procedimento indipendentemente dal discorso magistratura, anche se noi potremo in teoria aprire
il procedimento disciplinare e sospenderlo in attesa delle conclusioni delle indagini. Però ci sono delle violazioni palesi del dottor Mecozzi nei confronti del codice di deontologia dell'articolo 15. Ecco, quali sono, Presidente, queste violazioni? Quali sono? Ma la violazione che noi contestiamo innanzitutto è quella di aver perseverato di trattare il bambino con rimedi omeopatici senza, una volta visti i fallimenti di questa, di rivolgersi alla medicina ufficiale o quantomeno a un invio del piccolo paziente a un centro specialistico. Senta, nel caso in cui dovesse essere sospeso, comunque lui potrà continuare a fare il medico? Allora, la radiazione comporta... La sospensione chiaramente no, anche se lui non potrà continuare a fare il medico per tutto il periodo in cui è stato sospeso. Potrà però avere l'opportunità di ricorrere a una commissione centrale a Roma e dopo questo saranno valutazioni che farà il dottor Mecozzi con un eventuale, perché ancora non è assolutamente detto che prenderemo questo provvedimento. Questo vi dico come è l'iter. Certo. L'iter è che l'ordine emette la commissione ordinistica emette un provvedimento disciplinare che va dall'avvertimento alla sospensione fino alla radiazione. E poi dopo, contro i nostri provvedimenti, c'è sempre la possibilità di ricorrere. Ecco, a livello di tempistiche, poi ci salutiamo, questa è la penultima domanda, a livello di tempistiche, una volta che lei riceverà questa memoria difensiva entro 5 giorni, quanto tempo trascorrerà dalla decisione? Appena ci arriva e appena leggeremo le controdeduzioni del dottor Mecozzi, io convocherò, nel giro di qualche giorno, convocherò la commissione di disciplina. La commissione si riunirà, io spero, entro la prossima settimana, se appunto avremo queste documentazioni. E quindi la commissione dopo deciderà il da farsi, cioè se aprire o meno un procedimento disciplinare. E nel caso decidesse di aprire il procedimento disciplinare, dobbiamo dare 60 giorni di tempo prima di emettere un'eventuale sentenza. L'ultima domanda è quasi un po' personale. Volevo chiederle, Presidente, il clima che si respira, all'interno dell'ordine, ma un po' questo in generale, no? Si è parlato tanto, so che domani ha degli appuntamenti, le televisioni nazionali, ancora i network, insistono su questa vicenda che ha scosso tantissime persone. C'è qualcosa che si sente di dire come Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici? Ma io dico che un medico che è iscritto deve sempre ricordarsi di essere un medico, sia che faccia l'omeopata, sia che fa il medico di medicina generale, lo specialista o l'ospedaliero. Quindi è chiaro che dobbiamo evitare, insomma, degli atteggiamenti troppo estremistici, perché purtroppo possiamo in questo caso causare dei danni ai nostri pazienti. Quindi usare il buon senso è la prima cosa, è questo che io dico a tutti i nostri iscritti, oltre ad avere le capacità, che queste non si negano a nessuno, perché è chiaro che gli studi sono lunghi e complicati, quindi si presume che un medico che arrivi alla laurea il mestiere lo sappia fare. Però ecco, il buon senso nel nostro campo, dopo anche tanti anni di esperienza che ho, è una delle cose fondamentali. Grazie Presidente, grazie Dottor Paolo Battistini, a presto, grazie. Buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Cambiamo notizia e adesso parliamo invece della data che purtroppo ancora non c'è, dei funerali dell'operaio fanese morto tragicamente ieri in un incidente sul lavoro all'interno dell'azienda Profilglass a Bellocchi di Fano, un'azienda per cui lavorava da oltre 20 anni. I funerali dunque di Rodolfo Cangiotti, di 49 anni, sono ancora da stabilire. Lo ricordiamo,
Cangiotti, intorno alle 14.15 di ieri, stava movimentando con un muletto alcuni bancali di lana di roccia, uno dei quali purtroppo gli è caduto addosso, uccidendolo sul colpo. Cambiamo pagina. Dopo quasi 30 anni di attesa, sono iniziati nel quartiere di Fano 2 i lavori di asfaltatura delle strade. È dagli anni 90 che Fano 2, uno dei quartieri più popolosi di Fano, non riceve un intervento di asfaltatura. Molti cittadini, già dall'era Aguzzi, anche per via delle rovinose nevicate, reclamavano un intervento sulle strade che negli ultimi anni, soprattutto quelle d'ingresso al quartiere, erano profondamente danneggiate. Da ieri, grazie al piano d'asfaltatura approntato dal Comune di Fano, che ha interessato già le arterie principali della città ed altri quartieri, macchine in movimento a Fano 2. E naturalmente si è partiti con la preparazione del fondo. E ovviamente i lavori nella città non si fermeranno con questo primo intervento, ci saranno anche in altre zone della città. Però per quello che riguarda Fano 2 era un intervento necessario che giustamente i cittadini richiedevano da anni e come impegnato abbiamo mantenuto anche questo impegno. Oggi giornata di ulteriore preparazione e misurazione dei volumi di materiale necessario per le opere cantierate, anche se stamane alcuni cittadini alla vista del sindaco e dell'assessore hanno evidenziato il problema dei parcheggi che andrebbero anch'essi interessati dai lavori, ma per ora si procede come da cronoprogramma. In questo quartiere in realtà non era mai stato steso il tappetino d'usura, quindi c'è una modifica leggera, asportiamo il primo strato di asfalto, poi rifacciamo il tappetino d'usura e interverremo con delle bonifiche più profonde laddove ad esempio i pini hanno creato dei danni alla strada, al pacchetto stradale, quindi con bonifiche più profonde in quanto le radici sono state andate a rovinare il pacchetto stradale, e cercheremo di fare tutte le strade, e quindi è un lavoro grossissimo dal punto di vista degli importi, ma sicuramente molto utile a dare un decoro maggiore a questo quartiere. Poi verrà rifatta ovviamente anche tutta la segnaletica orizzontale per poter indicare meglio, migliorare la sicurezza e indicare meglio gli stalli. C'è un prete, lo vedete alle mie spalle, questo volto famosissimo, conosciutissimo, che evoca tanti bei ricordi, perché tante volte lo si vedeva per la strada nelle vie di Fano, soprattutto nel centro, mentre andava con la sua bicicletta, con il suo passo. Ebbene, Don Achille, che ahimè non c'è più, non è più tra noi, però vive ancora grazie ai ricordi e alle attività che vengono organizzate attorno a lui per mantenere appunto vivo il suo ricordo. Allora, anche quest'anno volete fare delle iniziative per ricordare Don Achille? Sì, noi vogliamo tenere vivo nella popolazione il ricordo di questo sacerdote umile, caritatevole, generoso, che per 64 anni ha esercitato il suo ministero nella città di Fano. E quindi abbiamo pensato di fare alcune iniziative. Il giorno 8 giugno alle ore 21 nella chiesa di Don Gentili, nella chiesa di San Giovanni Bosco, verrà celebrata in occasione del 17° anniversario dalla morte di questo sacerdote una messa in suffragio di Don Achille, e alla quale noi invitiamo tutta la popolazione di Fano. Tutti coloro che l'hanno amato, che l'hanno conosciuto, che l'hanno stimato, li invitiamo a partecipare a questa manifestazione. Un'altra manifestazione che vogliamo fare, si tratta di un'opera che vogliamo far costruire, è la costruzione di una statua in bronzo da collocare nella zona antistante la chiesa, l'ex chiesa di San Leonardo, dove Don Achille ha operato come parroco per tanti anni. Concordia, pace, amore. Vivere nella fede e viverla nella pratica di ogni giorno, amando Dio e amando il prossimo. Fare il bene sempre, il male mai a nessuno. Nuovo
presidente di Confesercenti Marche, è stato eletto all'unanimità Alfredo Mietti, già presidente Confesercenti di Pesaro Urbino, un incarico con il quale l'Assemblea ha voluto riconoscere a Mietti l'importante lavoro portato avanti sino ad oggi per l'Associazione per le Imprese. Confermato alla carica di direttore regionale Roberto Borgiani, che ha fin qui ricoperto il ruolo di direttore della Confesercenti provinciale di Pesaro Urbino. Il ruolo di vice direttore regionale è stato affidato invece ad Elena Capriotti, che mantiene anche la direzione Confesercenti di Ascoli Piceno e di Fermo. Si chiama Note Solidali e per la quinta volta i ragazzi del liceo scientifico di Fano mettono in campo i loro talenti musicali per chi ha più bisogno. Musica e solidarietà sono un binomio che può fare grandi cose. Se poi ci metti liceali motivatissimi ed un direttore artistico di esperienza, il risultato è garantito. L'evento è Note Solidali, il 7 giugno alla BCC Arena di Chiaruccia. Il liceo è il Torelli di Fano. Sì, i nostri ragazzi, un po' in tutte le scuole, hanno delle doti, delle attitudini, delle sensibilità, delle vocazioni, delle passioni che trasversalmente riguardano anche questi mondi della musica, dell'arte. Quindi è bene che noi in qualche modo favoriamo questa loro potenzialità, che aiuta molti di loro anche a, come dire, a far fruttare i propri talenti, anche in altri campi indirettamente, poi in modo implicito. Direttore artistico Daniele Carboni con la direzione di scena di Daiali Garcia Riviera, che avranno il compito di guidare i ragazzi nelle loro performance. Sì, diciamo che è già il secondo anno che mi hanno riconfermato, devo dire, per seguire questa bellissima edizione che fanno gli studenti appunto del liceo. E la mia parte, diciamo, è quella di mettere un po' in ordine i ragazzi che saliranno sul palco. Si chiama direttore artistico, insomma è una parola grossa. E devo dire che queste generazioni nuove sono veramente molto preparate. E tra l'altro con alcuni di loro abbiamo iniziato anche dei rapporti musicali in privato, perché valgono veramente la pena venirli a ascoltare. A presentare l'evento un altro pezzo da 90, Francesco Boiani, il noto DJ fanese che di musica ne ha suonata quintalate, al cui talento spetta di introdurre sul palco tutti i musicisti e di generi musicali che vanno dal classico all'heavy metal. Sì, siamo tutti molto, siamo pronti, contenti di partecipare. Quella sera metteremo a frutto le nostre passioni, quello per cui abbiamo tanto lavorato, facciamo ciò che ci piace fare, cioè la musica, a scopo di beneficenza, quindi per aiutare chi ha bisogno. Diamo una mano anche con l'organizzazione, quindi guidati da Prof. Sergenti, cerchiamo di collegare e di informare diversi studenti, quindi ci occupiamo anche della parte pubblicitaria, per esempio. Fino a domenica 11 giugno a Fano 28 formazioni si sfideranno per conquistare il titolo di campione d'Italia Under 18 maschile di pallavolo. Oggi sono iniziate le gare di qualificazione nei vari gironi, gli incontri si sono disputati al Palazzetto dello Sport, nelle palestre dello Scientifico e della Trave e nel Palasport di Lucrezia. E allora vediamo adesso come sono andate, com'è andata questa prima giornata di gare con i risultati. Allora, questa è la fase di qualificazione, il girone A. Abbiamo la STS Cabriz Alto Adige Bolzano che ha perso contro la VBA Olimpia Sardegna Santioco, in provincia di Cagliari, 3-0. Poi nel girone B, immagino, IH Volley vince 3-0 contro la Volley Veneto Torre Belvicino. E ancora Impavida Abruzzo Ortona ha perso contro lo Sloga Tabor Friuli Venezia Giulia Trieste 3-0. E ancora Ise Infissi. Quindi la squadra fanese, una delle due squadre marchigiane, l'altra abbiamo ricordato anche ieri, è la Lube Macerata, Lube Civitanova, Ise Infissi Virtus Volley che vince 3-0 contro la Pallavolo Molfetta. E poi Trentino Volley 3-1 contro Edotto Umbria Foligno. Andiamo avanti, l'Afer Castellana ha vinto 3-0 contro la Giocoleria Virtus Potenza. E Sempione Renault, filiale Roma, contro l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Agnone in Molise, ha perso 3-1. Infine
Pallavolo 2000, o meglio la Pallavolo Saronno, vince 3-1 contro la Pallavolo 2000 di Ostuni. Ok, e adesso invece parliamo di un evento che si terrà nel prossimo fine settimana a Finile di Fano. Chi era ragazzo negli anni 60 la ricorda come la festa del Fagiano, una di quelle feste che sanno proprio di terra e territorio, creata attorno a una specialità gastronomica legata al mondo contadino, ma che aveva le caratteristiche classiche della festa del paese. Allora non era come adesso che in ogni quartiere ce n'è una e che se si vuole si banchetta per tutta l'estate. Allora ce n'erano poche ma buone, dove si ballava, si mangiava, ci si divertiva in modo sano e dove si facevano nuove conoscenze. Poi questa festa ha subito una battuta d'arresto per poi essere ripresa di recente. Ma siccome le cose buone non passano mai di moda, subito gli anni passati l'affluenza è stata massiccia, forse anche in ricordo del tempo che fu. Consumate così migliaia e migliaia di porzioni di fagiano, alle quali, visto il periodo dell'anno, con un'intuizione vincente gli organizzatori hanno affiancato un'altra prelibatezza dei campi, le fragole. Tempo permettendo, il prossimo fine settimana a Fenile sarà quindi festa grande. Speriamo che il tempo ci mantenga, abbiamo tutte le qualità per poter portare avanti una bella manifestazione, abbiamo la collaborazione di quelli di Candelara per la cucina, con la Proloco, di Fano per quanto riguarda il bar, la piedineria e gelateria. Ecco, penso che ci siano tutte le qualità, le cose per fare per portare avanti una bellissima manifestazione. Non c'è festa che tenga senza la musica e quest'anno particolare attenzione è stata posta a questo aspetto. Si parte subito alla grande, sin dal venerdì. Sabato, il grande sabato sera con un'orchestra di liscio molto, molto nota che si chiama Simona 40. Infatti molte persone stanno anche chiamando, no? Guardando, diciamo così, il loro club. Poi domenica un'orchestra della zona di 10-12 elementi che si chiama Fabrizio Guidi e poi gli Accademia. E venerdì e sabato due... Diamo un pochino più rock, più anni 60, più anni 70 alla serata, con due orchestre, due complessi noti un po' in Italia, anche nel mondo direi, ma che sono della zona e vengono volentieri qua a suonare, che sono Fango Live, io lo conosco molto bene, e Carta Carbone. Bene, dopo di noi c'è In Cucina con lo Chef, poi una nuova puntata di Dopo Cena e infine uno speciale su Jacopo Del Cassero. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 con Occhio ai Giornali, la rassegna stampa in diretta.